È la cosa più brutta essere aggredito sotto casa, perché credo sia il posto più sicuro, quindi sì, non ci ho proprio pensato sinceramente. È stato aggredito, picchiato e ferito proprio sotto casa. Sono stati attimi di paura quelli vissuti da un giovane aretino lo scorso lunedì sera a Salleo, frazione alle porte di Arezzo. Erano da poco passate le 21 quando il ragazzo, tornato a casa dal lavoro, ha parcheggiato l'auto sotto casa. Scendo, chiudo la macchina. Il tempo di chiudere la macchina mi sento strattonare il giubbotto dove ho messo le chiavi, dalla parte delle chiavi. Continuo a strattonare forte, infatti ho avuto la maglia strappata. Lì ho capito che forse era un'aggressione, lo guardo in volto, era una persona straniera di colore. A quel punto cerco di difendermi togliendogli il braccio. Mi riaggredisce, quindi anche io un po' mi difendo spingendolo. Al momento che l'ho spinto lui ha urlato qualcosa sempre non in lingua italiana, è venuta una seconda persona da dietro la mia macchina, impugnava un oggetto di plastica, di ferro, non ho ben visto cos'era, e mi ha aggredito in volto. A me mi è venuto da difendermi usando la mano, mi ha colpito nella mano, poi mi ha colpito nel labbro, fratturandomi anche il labbro. Ho cercato di ridare un'altra spinta per allontanarli tutti e due, al che all'improvviso sono scappati. Quindi suppongo che volessero rubare o il borsello o la macchina, anche se la macchina credo sia un po' più difficile, però una rapina sicuramente.